Eccoci, Internet for Kids, ovvero aiuta tuo figlio a usare internet in modo sicuro, è la cosiddetta alfabetizzazione digitale dei bambini, dei più piccoli e anche ovviamente dei loro genitori che poi seguono questa attività dei loro figli. Professori oggi in cattedra sono Stefano Tagliabue e Jessica Malfatto. Che cosa insegnerete, che cosa soprattutto pensate che si possa fare per adeguare la famiglia in fondo all'utilizzo di internet, perché i genitori e i figli e poi i figli da soli. Jessica. Cercheremo di dare delle basi ai genitori per permettere di utilizzare gli strumenti informatici insieme ai loro figli, quindi bambini fino ai 13 anni, in modo sicuro. Sicuro perché? Perché sicurezza e consapevolezza informatica oggi sono due temi assolutamente legati. Consapevolezza digitale perché? Perché avendo una consapevolezza oggi i bambini possono crescere come adulti digitalmente consapevoli e quindi utilizzare la rete a pieno anche per delle opportunità, anche professionali in un futuro. Ecco Stefano, quali sono gli argomenti che i bambini di questa età cercano di più su internet o con quali siti si rapportano, che cosa ci fanno su internet? Allora, insomma, principalmente si interfacciano con siti di animazione, quindi video, quali YouTube banalmente e molti altri siti di alcune emittenti televisive che trasmettono prevalentemente materiale adatto a loro, quindi cartoni animati, serie TV dedicate ai minori. Però spesso i rischi sono quelli di imbattersi, anche a volte non ricercandolo, in contenuti non adatti a loro, quindi possono imbattersi in contenuti in cui cercano di frodarli, quindi furto digitale e furto economico, nel caso nel computer, nel tablet, nel telefono del genitore sia presente e associata una carta di credito. Certo. Quindi in quel caso, oltre al furto digitale, ci sarebbe anche il furto economico. E ci sono diversi strumenti che andremo a proporre anche oggi, a presentare oggi, che consentono di limitare quelli che sono questi rischi, quindi aumentare la sicurezza di utilizzo per i bambini e la sicurezza di lasciare in mano il proprio computer, il proprio telefono ai genitori. Certo, e questi sono i rischi. Invece le opportunità, quali sono? Parliamo di cose positive. I rischi ci sono e vanno conosciuti, e quindi bene che ci siano corsi e lezioni di questo genere. Invece le opportunità? Le opportunità della rete sono infinite. Porto un piccolo esempio pratico, anche di una bambina di 9 anni con cui abbiamo tenuto un laboratorio. Aveva partecipato a un corso di informatica nella sua scuola e voleva poi approfondire, no? E quindi il digitale permette di fare questo anche attraverso i corsi di YouTube. Pensiamo anche a un corso di musica, il bambino che durante magari la scuola può cominciare a imparare a suonare la chitarra o il pianoforte, ci sono dei corsi digitali anche gratuiti che permettono di continuare al bambino a continuare insomma questo percorso di apprendimento. Certo, arricchirlo, approfondirlo, no? Certo. E i genitori sono così digitali anche loro o alle volte sono davvero più indietro dei propri figli? Spesso manca quella che è la consapevolezza di che cos'è la rete, come si sfrutta, quali sono le opportunità e quali sono i rischi. Quindi non conoscendola, spesso i genitori ne hanno paura. Hanno paura a lasciare in mano il loro telefono o comunque far connettere i figli nel mondo della rete, nel mondo digitale. Ed è fondamentale, secondo me, in questo momento formare prima i genitori, quindi spiegargli quelli che sono i rischi e le potenzialità, per poi poter avere anche dei giovani digitalmente più consapevoli. Certo, quindi una generazione nata digitale può, con l'utilizzo adeguato di internet, accrescere la propria formazione, la propria competenza e anche i propri valori. Assolutamente, perché la rete non ha confini, quindi serve dall'imparare una lingua, entrare in contatto con potenziali, anche nuovi contatti lavorativi un domani, perché no? Quindi si sposta dal campo dell'intrattenimento a quello professionale senza confini. Bene, grazie. L'ultima cosa, secondo voi la scuola oggi è sufficientemente adeguata all'utilizzo di internet e quindi agli strumenti digitali o deve ancora fare dei passi avanti? Ha fatto molti passi avanti rispetto a 5-6 anni fa, però c'è ancora tanta strada da fare. Molti laboratori sono ancora sprovvisti della connessione a internet, molti laboratori sfruttano computer di 20 anni e non è possibile dare le basi a dei ragazzi con dei macchinari così antiquati. Anche se c'è da dire che è fatta molta strada. Bene, grazie e buona lezione. Grazie. A presto. Grazie.